devi stare tranquilla, perché poi quando arrivi lì lo vedi che sei in famiglia. Veramente, guarda, è una cosa straordinaria. Buongiorno a tutti. Allora, in questo momento sono alla stazione di Parma. Sto andando a Bergamo per incontrare i nostri pazienti. Oggi avrà il viaggio di gruppo del 12 giugno e avremo un bel gruppetto di più o meno 9 persone. Quindi oggi appunto vi voglio far vedere come viene un viaggio di gruppo, come ci muoveremo con i pazienti ed ecco perché è così bello viaggiare in gruppo alla fine. Quindi guardate il vlog di oggi. Ragazzi, di nuovo, io sono arrivata all'aeroporto di Bergamo e una fila grandissima per i controlli di sicurezza, appunto perché, come abbiamo sempre detto, bisogna organizzarci il prima possibile, in quanto con l'arrivo dell'estate c'è tantissima gente che viaggia, tanti che ritornano a casa oppure prendono l'aereo e vanno in vacanza. E quindi sì, organizzatevi il prima possibile, il minimo di 3-4 mesi in anticipo. Ragazzi, è così che proseguo un viaggio di gruppo. Sono tutti praticamente che parlano tra di loro, che si conoscono. Ci sono i pazienti che iniziano le cure, ci sono i pazienti che le devono finire, quindi ora si conoscono tutti tra loro. E proprio questo è il nostro scopo primordiale, di far conoscere tutti i pazienti, farli viaggiare insieme, tranquilli. E così siamo riusciti. Tutti con un sorriso. E dimmi un po' come ti senti. No, sto bene, io sto bene. E voi siete pronti per la partenza? Non ho voglia che mi ritorno. Com'è viaggiare così in gruppo, dai, ditelo. E non ti annoi. Non ti annoi? Se sei già solo a farmi con nessuno. Cioè. Vicinava, arriviamo. Ciao.